abbiamo una bellissima cantina, siamo riusciti a costruirla nuova. E abbiamo adesso sulle 400 soci, una produzione circa da 20-22 mila ettolitri, circa 65% di rosso e il resto di bianchi. Lavoriamo bene perché è una cantina veramente dove si può far vedere ai nostri sia soci anche ai nostri clienti che vengono. Abbiamo questi tre vitigni che ovviamente probabilmente avete già assaggiato, il Gewürztraminer, la Grain e la Schiava. Ma si va oltre, perché anche il territorio deve far parte dell'autoctona, cioè tutto quello che si vede attorno, anche le cantine stesse, sono una parte del territorio. Soprattutto adesso ovviamente questa cantina qui, della cantina di Merano, che è stata costruita nuova ed è ovviamente il nostro fiore all'occhiello al momento, però insomma fa parte del territorio, fa parte della particolarità del territorio, ma anche per esempio l'architettura. Noi puntiamo moltissimo su quello che è la tradizione e l'innovazione. Qui abbiamo la tradizione della vinificazione tradizionale e l'innovazione che è l'architettura. L'idea del menù di questa sera è di usare i prodotti regionali della zona di qua, e proprio oggi che sono sul mercato in stagione, almo stagionale. Per quello ho scelto questo l'antipasto, il carpaccio di cervo che ho cotto nel fieno sotto vuoto a bassa temperatura, poi tagliato come un carpaccio con i funghi porcini, e in mezzo ho fatto un crostino con fior d'alpe. Dopo avete potuto assaggiare i carciofi Alto Atesini, che da 2 anni adesso coltivano qua i nostri contadini, e adesso in autunno è il periodo, e quelli abbiamo abbinati con spinaci, i tortelli di carciofi su un letto di spinaci e sopra una gratata di tartufo. E come secondo piatto ho fatto la mia specialità, il guanciale di vitello abbrassato nel vino rosso piano piano, e con il suo sughetto con verdure e porree di sedano.